Il campionato di Serie D quasi sicuramente dunque proseguirà a partire da domenica prossima, 8 novembre, con i recuperi delle gare non disputate sino a questo momento a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Il Brindisi, che in queste ore sta ancora effettuando tamponi ai suoi tesserati, ad oggi avrebbe da recuperare solo la gara con il Taranto, saltata domenica scorsa a causa della positività di un tesserato biancazzurro. Ma cosa ne pensa il club adriatico? Lo abbiamo chiesto al direttore generale Enzo Carbonella. Penso che sia la cosa più giusta da fare, recuperare, stare tutto sul livello, diciamo, sullo stesso livello tutte le squadre, in modo che ci sia un'equa alla ripresa, ci dovesse essere una ripresa, un'equa, diciamo, possibilità di livello per proseguire. È già un campionato in partenza un po' falsato, per tanti motivi, per cui sarà difficile. Speriamo che il Signore ci possa andare, che possa, diciamo, possa andare tutto bene e che questo campionato possa essere terminato, anche se le possibilità purtroppo sono poche, ma per quanto ci riguarda sarebbe bello continuare a giocare, soprattutto per i ragazzi, perché c'è gente che vive anche di calcio, al di là poi di quelle che sono le possibilità economiche di una società. Noi abbiamo avuto un solo caso, un ragazzo la settimana scorsa, dove abbiamo già denunciato il tutto e ci siamo fermati completamente. Rispettiamo quelle che sono le regole, domani termineremo gli altri tamponi che sono stati fatti ai ragazzi e fra qualche giorno sapremo se ci sarà qualche altro caso positivo. Se tutto andrà bene, riprenderemo quanto prima dagli allenamenti.